cordiale saluto agli amici di Escamo Shop. In questo video vi presentiamo il Paet Zoom, un verniciatore elettrico con un motore da 650 watt e alimentato a corrente a 220 volt. Sulla parte, ecco, questo qui è il motore, in pratica è il corpo proprio del verniciatore elettrico. Sulla parte posteriore abbiamo un interruttore di spegnimento e di accensione che ci dà la possibilità di andarlo a spegnere e accendere ogni volta vogliamo senza togliere la presa di corrente. Abbiamo un tubo di collegamento dove un'estremità viene collegata a questo beccuccio, l'altra estremità viene collegata sul retro della pistola per dare la possibilità di andare, ecco, a prendere la vernice dal serbatoio e portarla vicino ai beccucci. Allora, questo qui è il serbatoio che ci viene dato, eccolo qui, è un serbatoio che viene montato sotto questa pistola in questo modo. Ecco qui. Perfetto, fatto questo vi faccio vedere, ecco, come viene montato il Paet Zoom. Dicevamo, un'estremità di questo tubo viene posta in questo modo qui all'interno dei forellini e viene girato per non farlo scappare, ecco, vedete? In questo modo l'ho montato così, adesso lo smonto per farvi vedere come viene montato. Ecco qui. Fatto questo, la stessa cosa facciamo dall'altra parte dove abbiamo la pistola. Prendiamo l'attacco e lo andiamo ad incastrare all'interno della pistola. Simuliamo ovviamente la vernice perché non abbiamo della vernice e li andiamo a collegare sotto il recipiente. Eccolo qui, il serbatoio. Eccolo qui, il Paet Zoom in pratica è quasi pronto per essere usato. Mettiamolo in corrente per vedere, ecco, il rumore che emana e soprattutto la potenza del motore da 650 watt. Eccolo qui. Adesso in questo momento ce l'abbiamo in corrente, questa qui è la pistola per andare a verniciare. Vediamo che abbiamo sia la possibilità di andare a verniciare in modo verticale, mettendolo in questa posizione, mettendolo in orizzontale abbiamo la possibilità di andare a verniciare in modo verticale, mettendolo invece in verso opposto, in questa posizione, abbiamo la possibilità di andare a verniciare in modo orizzontale. Ecco qui. Proviamo ad accendere il motore del Paet Zoom. Ogni volta che si va a premere questo grilletto in pratica diamo l'input alla pistola di andare a cacciare la vernice che viene pescata all'interno di questo serbatoio. All'interno, ecco, della confezione esce questo piccolo, ecco, questa piccola asticella che ci dà la possibilità di andare a liberare il chiusino se qualora, ecco, dovesse bloccarsi con la pittura. Ovviamente usate della pittura non molto solida, ecco, non usate della pittura molto densa, usate della pittura magari, ecco, scioglietela con un po' di acqua raggia, che altrimenti, ecco, potrebbe capitare che non riesce a fuoriuscire, cioè non riesce a passare all'interno del chiusino e resta bloccata. Però per questo motivo, ecco, esiste questo piccolo pezzettino, ecco, questa asticella di ferro proprio per andare a sbloccare la parte il chiusino, ecco, della pistola. Abbiamo in dotazione una tracolla, è una tracolla a tutti gli effetti, che viene montata, un'estremità viene montata su questo lato in questo modo e l'altra estremità viene montata, ecco qua, da quest'altra parte, in modo da poterlo tenere anche appeso. Effettivamente si può allungare, ecco, la possiamo allungare, come possiamo in pratica, ecco, accorciarla
ecco la misura che ci serve, e la mettiamo sulla spalla proprio per consentire il peso effettivo di questo motore, che effettivamente è leggermente pesante, non tanto, però comunque un motore da 650 watt effettivamente un po' pesante lo è. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per l'ascolto che avete dato e vi do appuntamento alla prossima.